TG Web del 19 settembre. Apriamo con la politica. Il consigliere del PDL alla Regione Lazio, Carlo De Romanis, prende le distanze dalle accuse mossegli dall'ex capogruppo PDL Franco Fiorito. In un'intervista al Corriere della Sera replica: "Feste ne ho sempre organizzate, ma con i miei soldi. Fiorito mi ha diffamato con quella storia del party a Cinecittà da 50.000 euro. Gli assuo dire con i soldi del PDL, ma sono solo bugie. Quella cifra era relativa a un preventivo. Alla festa del 2010, continua De Romanis, avevo invitato tutti, c'erano 2.000 persone. Non ho abusato dei soldi del gruppo, non ho mai neanche presentato rimborsi per cene, per i viaggi in aereo", ribadisce De Romanis. "Ho sempre dato feste in costume, anche una all'auditorium con i giovani del PPE, ci ho rimesso 20.000 euro". Passiamo all'economia. Sabato incontro Fiat Governo. Sergio Marchionne sarà ricevuto sabato dal Presidente del Consiglio Mario Monti e dai ministri Elsa Fornero e Corrado Passera. Il presidente della Fiat, John Elkann, assicura che la famiglia Agnelli è in sintonia con quanto sta facendo l'amministratore delegato del Lingotto. Dal suo canto, il governo spera che il gruppo resti in Italia, ma respinge le voci di un pressing di Monti verso l'azienda. Non è così, non è questo l'atteggiamento con cui riceveremo Marchionne. E che la linea sia questa lo dimostra già il comunicato di Palazzo Chigi, in cui si spiega che si è convenuti di incontrarsi. Esteri. Il primo ministro francese ha vietato la manifestazione di protesta contro il film anti-Islam indetta per sabato. Lo ha annunciato in un'intervista a RTL lo stesso premier, affermando che queste iniziative non sono autorizzate. Ha ricordato che chi si sente offeso dalle caricature o vignette a Maometto all'Islam potrà denunciare. "Non c'è motivo che si lasciano entrare nel nostro paese conflitti che non riguardano la Francia", ha continuato il premier. "Non tollereremo eccessi, sono gruppi minorati che vogliono sfruttare la situazione e la Repubblica non si lascerà sopraffare". Continuiamo con la cronaca. È morto a solo 11 anni questa mattina dopo essere stato investito da un'auto mentre si recava a scuola. La tragedia è avvenuta nel Bolognese. Il bimbo, uscito di casa intorno alle 7:20 per raggiungere la fermata dello scuolabus, non si è accorto della Fiat Panda che stava sopraggiungendo. Il conducente, non riuscendo ad evitare l'impatto, lo ha centrato e catapultato su un'altra vettura che sopraggiungeva dal lato opposto. Concludiamo con lo sport. Lo 0-0 fra Milan e Anderlecht, valida come prima gara del gruppo C di Champions League, non va proprio giù ai tifosi rossoneri, che già alla fine del primo tempo contestano i loro beniamini. Allegri schiera in campo Pazzini, unica punta, lancia De Sciglio in difesa e si affida a Boateng a centrocampo. Ma i rossoneri non pungono, sembrano bloccati psicologicamente, quasi privi di idee. Pesano le assenze di Pato e Rubinho davanti, manca la regia di Montolivo in mezzo al campo. E con questa siamo a 3 gare consecutive senza che il Milan riesca a segnare a San Siro. Non accadeva dal 2007. Nel primo tempo, meglio i campioni del Belgio, con Abbiati impegnato seriamente in un paio di occasioni. La replica rossonera è affidata a un tiro di Boateng, respinto dal portiere ospite. Nel secondo tempo il Milan cresce, grazie anche all'ingresso di Alshaarawy con Emanuelson, che diventa trequartista e va vicino al gol più per disattenzioni della difesa dell'Anderlecht che per meriti propri, ma senza concretizzare. Stasera alle 20:45 tocca invece alla squadra della Juventus andarsela a giocare a Londra contro i campioni in carica del Chelsea di Di Matteo. La squadra di Carrera è costretta a tentare sin da subito l'impresa.